Ciao a tutti, eccomi qua in Tomo Dachi Life Notizie Flash. Nuovo articolo di importazione. Ah beh, un grembiule, vabbè. Ok, tanto questi l'avevo già finita collezione, quindi sono andata alla spiaggia, non volevo andare in spiaggia. Oh, guarda quanta gente che c'è in spiaggia a prendere questo solicello. Qua, abbigliamento. Cosa c'è di nuovo? Abito da sera, nuovi colori. Prendiamoci il blu, anche perché sì, blu, giallo. Sparo anche i colori a caso, tipo strega comanda colore. Vediamo chi c'è al parco, che evento. C'è la grigliata al parco. Se lo sapevo mi autoinvitavo. E via, andiamo. Vediamo invece che c'è alla torre. Tomodachi Quest, scappiamo via Tomodachi Quest. Allora, articoli importazioni, ecco, è qui. Intanto avevo preso tutti i colori, quindi cioè ce l'avevo già tutti, non è per questo che non mi appariva. Evento qua è quello dalla fontana, è quello della donazione. Bene, vediamo chi c'è al caffè. Will, chissà che cosa guarderà. E andiamo subito negli appartamenti a fare qualche richiesta. E mamma mia raga, qui a fortuna sono già 3 volte di seguito che mi capitano cuori. Mi preoccupa cosa? Ah, ma qui vorranno un bambino. Sì, vai, vai. Ma sì, è sempre bello un bebè. Vai. Bravo John, brava Daisy. Certo. Bimbo spray, del riso for you. L'ha gradito. Quello a livello 18. Tò. Un bel arredo. Vai, stile asiatico moderno. E non ci si pensa più. Dovremmo aver finito poi tutti gli stili. No, assolutamente no. E torniamo indietro. Oh, vediamo qualche altra richiestuccia. Hola, Fabio. Fabio è qui con Alex. Che si è fidanzato con... Si è lasciato da Steph e si è fidanzato con Alex, capito? È stato veloce. No, sì, figurati, lo starnuto no. No, non ne ho voglia, scusami, ma quello starnuto non c'ho proprio confidenza. Mi fa inalberare. E niente, nemmeno il pollo arrosto è tra i suoi preferiti. Sono a livello 39 e non ho trovato ancora i suoi preferiti. Mi compro... No, niente. Niente, questo è andato tutto. No, comprerò dopo. Oh, vediamo un po' sere. Inalberata, lasciamola nelle sue nuvolette. Matteo, ciao Matteo. Ninja, aiuto, ho fatto una foto, non volevo. Ciao Matteo. Ho passato tanto tempo dal nostro ultimo incontro. Sì, perché non mi ricordavo che eri vestito da ninja. Vabbè, te la do io qualche bella pietanza, una bella cotoletta, compra. Guarda, me ne compro 2. Faccio anche un po' di crocchette di pesce per quelli che vengono, il couscous per quelli che vengono dopo, 2 fioretti da ringa e poi le fette di merluzzo, vai. Un po' di scorta per gli amici che vengono dopo. Filetto di merluzzo, no, gli volevo dare la, va bene, ok, gli volevo dare il filetto di merluzzo. E tra l'altro ha gradito. Però ti cambiamo anche vestito, eh. Sì. Ho un bel vestito nuovo anche per te. Una bella cotoletta gli volevo dare. Invece gli ho dato che banda. Vai, finiamo anche la maglietta da basket. C'è da fare un po' di scorta nel guardaroba. E lo ha gradito. Beh, abbiamo fatto 2 step veramente importanti per il nostro amico Matteo. Andiamo, torniamo indietro. Guarda qua quante richieste, Gabri. Giadi, a parte si è vista anche l'altra settimana qui qualcuno russa, andiamo subito a svegliarla. Sveglio con il megafono. Non si dorme. Ciao Giadi. Sì, infatti. No, Giadi. Hai un capello nuovo? Sì, subito. Tieni, ho una marea di copricapi con teschio, quindi anche se Halloween è passato. Lo ha gradito. Io pensavo di no, invece gli è piaciuto. Allora, tieni, la cotoletta la do a te. Vediamo. Non è il preferito e fa però il livello 16. Diamogli un oggetto, un bel CD. Vai, così ti ascolti la musica. E torniamo indietro, altra richiesta. Oh, Lizza, non sta leticando, quindi sentiamo un po' la richiesta di Lizza. Sì, andate sulla torre che c'è un bel panorama. Vai, andate.
partita, senza nemmeno passare dal via, è andata subito. Eccoti. Dice. Vorrei un vestito nuovo, qualcosa che non dia troppo nell'occhio. Certo, come, perché ora sei vestito soft, non sei nemmeno vestito da stregone, cioè si veste tutti i giorni da stregone, ma che cosa dici? Qualcosa che non dia nell'occhio. Ecco, questo ci piace. Cioè, tra l'altro con un solo colore. Vedi anche questo, eh. Vai, fai, torna indietro. Arrivederci. Questo, tieni. Tieni. Facci sapere se è di tuo gradimento. Sì, anche parecchio, ci fa piacerissimo. Sempre livello 12, Jared, mi sembrava di più. Vai. Un set per l'ipnosi. Un crocchetto di pesce per te. Allora, non gli è piaciuto. Senti, visto che mi hai dato un bel set dell'ipnosi, quasi quasi, ti ipnotizzo, guarda. Vediamo di utilizzarlo subito. Vai, proviamo ad ipnotizzarlo. Mi muovo la moneta inclinando la console. Ah, sto facendo scorrere lo stilo. Vai, si è addormentato. L'abbiamo ipnotizzato. Ipnotismo in azione. Energia solare. Energia solare. Vediamo. Ah, no, l'energia solare è quella del pannello che... Ecco. Sto mettendo la mano davanti. Vabbè, ok, perfetto, abbiamo visto. C'era parecchia luce. Come ti è sembrata? Niente, ha dormito. Non ti abbiamo fatto poi nemmeno uno scherzo, nemmeno dei baffetti disegnati con il pennarello. Siamo stati bravissimi. Tieni, va, beccati questo kiwi. Che questo l'ha gradito. E proseguiamo. Torniamo indietro. Carlo, oh, che si sta ruzzolando per terra. Il sport preferito dell'isola è la ruzzola. Ciao. Allora, no, cosa vorresti? Sentiamo. Vorrei uscire con lui. Dove potremmo andare? Ah, qui oggi. Oggi, ma a Luna Park, vai. Ottima idea. La giornata delle uscite. E la livello 14. Una bella canzone rock and roll. Vai. E vai, sparite come... il vento. Vedo che le richieste si sono scemate. Andiamo qui da Luigi. No, Luigi è da tantissimo che non vedo, davvero. Cioè, lui proprio non ho ricordanza. È passato tanto. Verissimo. Allora, vediamo. Qualcosa di dolce sarebbe l'idea. Ti do subito del dolce. La creme brulee. Vai. L'ha gradita. Livello 32 e mi mancano due pietanze. Super preferito e il super detestato. Cambiamo il vestito. Andiamo su qualcosa di classico. Grazie. Ma prego. Una moneta d'argento per noi. Finalmente qualcuno ha sganciato il money. Succo di mela, che con il dolce ci sta benissimo. E voilà. Niente, niente è il preferito. E torniamo indietro. Oh, sono riapparse altre richieste. Vediamo un po' da Fernando. Vediamo, signor Fernando, ci dica. Ultimi 3 mesi, hai detto? Facci vedere. No. 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 Non saprei. Lo so. Devi migliorare. Un bel filetto di merluzzo per Fernando. A parte che c'ha la pancia piena. Scusami se pensavo di sì, invece non avevo notato. E allora andiamo questo qui. Edgar litigato solamente con qualcuno. Jim, parliamo con Jim. Mi piace fare tutte queste richieste. Ale, ci fa piacere. Dici. Va bene. Un piatto di prosciutto. A postissimo. Hai mangiato a poco, adesso ti diamo un digestivo, qualche cosa. Qualcosa, un bel po' di miele. Non gli è piaciuto.
Accipicchiolina, però non era un detestato. Ci siamo andati vicini. E voilà. Ok, diciamo che adesso sono partite le richieste per giocare, però non abbiamo esaudito le richieste classiche, quelle della nuvoletta, soprattutto nera. Oh, il Noi Tiziano, vediamo. Salvataggio di una balena spiaggiata. Ah, bravo. Grande salvataggio. Ecco, hanno salvato una balena di plastica. Certo, hanno già detto fatica, è una balena di plastica. Ok, c'era anche la mia sosia a commentare, però l'ho skippata super velocemente. Questo involontariamente. A questo punto è giunto il momento dei vostri sondaggi. Vi ricordo di mettere hashtag sondaggio a 1, 2, 3, 4, insomma 1, no, 2, 3, 4, quello che pensate di fare il sondaggio, e si parte con i sondaggi. Sondaggio a 3 di Francesco 2004 tra poltrona, divano e sedia. Allora, vediamo dove vogliono riposarsi. Sopra la poltrona. Ok, se lo dici, non è detto Fabio, non è detto, dipende dai gusti. Sondaggio 3 di Giari GNV, magliette contro pantaloni contro abiti. E vincono i pantaloni. Ok, va benissimo. Ricominciamo, è un sondaggio a 4 di Sun TV tra Stratussina, sì, Favij, i Pantellas e Abstract. Oh, vediamo. Chi vanno a votare? Oh, questa volta si sono spalmati e vince Abstract. Oh, però no, non ho preso pochi voti. Oggi si sono sdati un pochino, bravi, bravi. E andiamo avanti con i sondaggi. Sondaggio a 3 di Raffaele Conte. Prendiamo il 3. Tra Stratusira, Pocketonks e Sweet Sim. Vediamo un po'. Chi vince? No, ho vinto io. No. Cioè, ma che emozione. Dopo tanto vinco. Ale, grazie, grazie, grazie. Sondaggio a 3 di Ipare. Tra Steven Universe, Undertale e Gravity Falls. E vediamo. Mi sa che vince Steven Universe. Eh sì, vince proprio Steven. Vediamo il sondaggio. Credo a 4. Sì, a 4. Qui ci si è dimenticato di mettere la variabile. Quindi Super Mario, Minecraft. Ah, il sondaggio, scusate, è di Luxan 3000 The Creeper. Super Mario, Minecraft, Paper Mario Color Splash e Animal Crossing. Oh, vediamo quale gioco vanno a scegliere. Quale? Di poco, Minecraft. Oh, pensavo vincesse Animal Crossing, sinceramente. Di solito votano sempre quello. E vai, oggi ci stanno facendo ricredere. Luca Brunelli, sondaggio a 4 tra Francesco. No, forse è 3 perché è Francesco, Filippo e Gabriel. Quindi è a 3 tra Francesco, Filippo e Gabriel. Vediamo. E vince un pari merito tra Francesco e Gabriel. Oh, vediamo un altro sondaggio a 4 di Very Game Guarino. Oh, attenzione, Stratussina contro Stratussina. Beh, è inutile farlo questo, direi. Sì, è inutile farlo. Oh, sono tornata indietro, non lo faccio perché questa è abbastanza easy. Insomma, non ci sono molte variabili. Ai voti, di Stratussina. Vince Stratussina. Sondaggio 3 di Gabriel Flip, iPhone contro computer contro Nintendo. Oh, vediamo. Ovviamente ha vinto l'iPhone. Andiamo, scelgo uno dei tre sondaggi che mi ha fatto Ciro. È un sondaggio a 3, il primo tra Europa, sì, Asia e Oceania. Vediamo quale continente. E vanno nell'Asia, tutti asiatici. Adesso già poi. Ricominciamo. Vediamo un po'. Billa Camomilla, sondaggio a 3 tra pianoforte contro il flauto. E contro flauto traverso, scusate. E contro il violino. Ok. Ho dato retta al mio
E ha vinto il pianoforte, wow, pensavo vincesse il flauto traverso, non so come mai, ero lì per dire, ma va bene, però vedo che anche il violino per un punto non ha perso, per un punto ha perso, scusate. Sondaggio 3 di Angie Cats, che è Animal Crossing New Leaf, Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo, e poi c'è Amiibo Festival, ah, oh, vediamo quale Animal Crossing vanno a scegliere, e quello mi sa il classico, l'Animal Crossing New Leaf, beh, perché non sanno secondo me dell'aggiornamento, secondo me. Poi Monica Zabo, ricominciamo, quindi sondaggio a 2 di Monica, maschio o femmina? Oh, questo è proprio un classico sondaggio. E vincono le femmine, allè, abbiamo vinto oggi. Ricominciamo, andiamo a fare il sondaggio a 4 di Mina Adamo, che è Tapu Koko contro Trapulele, scusate, Coculele. Tapu Bulu, e i ragazzi questi non li conosco quindi pronuncio un po' a caso, e Tapu Fini. E vai, andiamo. Chi vincerà? Lele. O Lele o Fini. E ha vinto Tapu Lele. Tapu Fini, ops, ho padellato. Benissimo, sono giunto alla fine dei vostri sondaggi. Torno indietro, se volete continuare a fare sondaggi, continuate a scrivere qua sotto i vostri sondaggi, vi ricordo usando l'hashtag sondaggio A, 2, 3 o 4, e poi scrivete il vostro sondaggio. Benissimo, detto questo, io vi mando prima di tutto un ringraziamento per essere arrivati fino a qui a vedere il video, un abbraccione virtuale e un grazie speciale a tutti voi che mi scrivete dei bellissimi complimenti. Sono contenta di farvi sorridere e di farvi compagnia. È un bellissimo complimento quello che mi fate e mi fa piacere. E che dirvi a questo punto? Un altro abbraccione virtuale e uno ciao a tutti e al prossimo video!